L'Italia giusta, infrastrutture, lavoro, legalità e sviluppo nella piana di Gioia Tauro. Questo è il tema dell'incontro tenuto ieri nella sala consigliare del comune di Gioia Tauro. Organizzato dal Partito Democratico, il convegno ha visto come relatori Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, e l'onorevole Rosy Bindi, presidente del PD e capolista in Calabria per le prossime elezioni. A introdurre gli interventi illustri il sindaco Renato Bellofiore. La visita della Camusso, ha esordito il primo cittadino, è un evento importante per la nostra città e per l'intera Calabria, che è permeata dalla criminalità. Lo Stato, ha proseguito Bellofiore, non ha dato risposte alla spirale di crisi in cui sta sprofondando lo scalo gioiese. Susanna Camusso, all'interno di un discorso critico sulle politiche lavorative negli ultimi 20 anni, ha sottolineato la necessità di cominciare a considerare il porto come un'opportunità di sviluppo e non più come una entità astratta. Ma che vuole anche dire cominciare a considerare i porti non come un ente astratto che sta sulla costa, ma come un luogo che produce ricchezza e lavoro per un territorio e che quindi può determinarsi e svilupparsi? Non parliamo di cose che non stanno né in cielo né in terra. Per la Camusso, la Calabria e l'Italia possono essere rilanciate soltanto puntando su un piano fondato sul lavoro e istruzione e facendo tesoro delle molte risorse del nostro paese, dalle competenze alle ricchezze naturali. Ma questo vuol dire non c'è la possibilità di immaginare un futuro per il nostro paese se non si riduce la distanza che c'è tra il nord e il sud. Torniamo a dire che avere un lavoro vuol dire anche avere un reddito decente, che non ci può essere un lavoro che ti impegna come tutta la giornata e che poi non ti permette di avere una condizione possibile di vita. I diritti non sono solo quelli dello statuto, sono anche il rapporto tra il lavoro che fai e la retribuzione, sono anche dire che c'è una forbice inaccettabile tra le retribuzioni di manager, amministratori, delegati, presidenti e così via e la condizione concreta dei lavoratori, e che i risultati economici non giustificano queste distanze assolutamente incredibili, senza neanche voler fare riferimento alle tante inchieste di questa stagione. Allora, il paese ovviamente non è che stiamo pensando ad altro che non al fatto che bisogna difendere il lavoro che abbiamo e creare del lavoro, perché quello che abbiamo non è sufficiente a dare una risposta al mondo del lavoro e non è soprattutto sufficiente a dare una risposta e una possibilità ai giovani e alle giovani di questo paese. Se si ha voglia di guardare come è fatto il nostro paese oggi, ci si accorge che da troppe zone del Mezzogiorno e non solo ci sono ragazzi e ragazze che hanno ripreso la via dell'emigrazione, non della fuga dei cervelli, che è un tema che in tante occasioni abbiamo discusso, ma quella dell'emigrazione, quella che abbiamo raccontato in questi anni come i nostri nonni e i nostri genitori che erano partiti con la valigia di cartone per provare a trovare lavoro negli altri paesi europei. Noi restiamo comunque il paese, per citare cosa che in questi giorni ha attraversato la Calabria, che ha il maggior numero di siti UNESCO in rapporto al suo territorio e alla popolazione di qualunque altro paese al mondo, e ce li ha perché abbiamo una ricchissima storia che ha lasciato uno straordinario patrimonio, perché abbiamo questa condizione che di nuovo riguarda molto questa città, che abbiamo una costa infinita ed abbiamo una costa infinita che ci collega da un lato con l'Europa, ma dall'altro ci collega con il Mediterraneo, con uno dei continenti sui quali bisogna guardare, ai quali bisogna guardare con attenzione, perché sono una parte dello sviluppo futuro del mondo che si chiama Africa. Si può decidere che l'Africa diventi terra della Cina, oppure si può decidere che l'Africa e il Mediterraneo diventino un grande tema dell'Europa e del rapporto tra l'Europa e quella. E come si fa a deciderlo se non intanto avendo qualche via del mare che funziona e quindi non il progressivo depauperamento del porto di Gioia Tauro come di tanti altri porti del nostro paese, ma l'investimento su questi porti? Il convegno si conclude ricordando la manifestazione internazionale contro la violenza sulle donne, un flash mob che nella giornata di ieri ha fatto ballare migliaia di persone in tutto il mondo. Oggi è nel mondo 1 billion rising up, oggi è nel mondo la giornata in cui le donne di tanti paesi hanno deciso di danzare contro la violenza nei confronti delle donne, e noi siamo un paese che ha bisogno di partecipare a 1 billion rising up per una banale ragione: che un grande paese democratico e civile quale che noi siamo, un grande paese con la storia che noi abbiamo, un paese che appunto
si batte in questa campagna elettorale per il cambiamento, per avere una prospettiva. È un paese che non può permettersi di avere 120-122 femminicidi al giorno, perché per un momento in cui ce l'ha. È un paese che non ha al centro le persone e la loro condizione. E allora credo che bisogna ricordarlo, partecipare, ma anche ricordarsi sempre che la condizione delle persone e il riconoscimento della cittadinanza alle donne non è solo questione economica, di rispetto nella famiglia, è anche una straordinaria misura di democrazia, senza la quale non possiamo dire di essere un paese pienamente democratico. Rosy Bindi, chiudendo l'incontro, non trattiene una critica a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle, colpevole, secondo il presidente del PD, di avere tolto la delega pochi giorni prima a una donna incinta, assessore della Giunta 5 Stelle di Mira, in provincia di Venezia. Togliendo la delega ad una donna che rimane incinta, tradisce la sua cultura, che è questa. E lasciatemi dire, in questo giorno veramente era il giorno meno adatto nel quale si consumasse questa ingiustizia nei confronti di quella donna, perché se oggi è la giornata contro la violenza alle donne, la violenza incomincia da qui, incomincia da non capire che la maternità è una grande ricchezza per la donna, per il paese, per il paese. Commettiamo tutti insieme su un'Italia migliore e su una Calabria migliore, sapendo che tutto questo passa dalla nostra responsabilità. Sono sicura che ce la faremo. Noi siamo convinti che in questa terra una forza politica che parla di legalità possa vincere le elezioni. E lo possa fare a testa alta, candidandosi come un popolo al servizio della legalità. E sapendo, dimostrando di conoscere questo problema. Che è vero, non ci chiediamo perché in questa terra non c'è crescita perché c'è la criminalità. Se qualcuno non incomincia, la criminalità ci sarà sempre. E noi dobbiamo incominciare, dobbiamo partire, dobbiamo riportare qui lo Stato con la sua legalità, ma soprattutto con i suoi investimenti che dà fiducia a questa terra. Ci dobbiamo muovere così e guardare in faccia le tante straordinarie potenzialità e tanti talenti di questa terra che hanno tutto il diritto di potersi esprimere, di potersi trafficare, di poter fruttare il bene per la propria terra e per tutto il nostro paese. La bellezza della Calabria è la mobilità elettorale. Mi auguro questa volta di poterne lucrare in qualche modo. Speriamo di avvantaggiare.